Senti Gerardo, troviamo un compromesso. Accordo, negoziato, compromesso, in questo paese tutto ormai viene approvato con una delibera, no? È questo che vuole la transizione, no? Loro ci concedono la democrazia, ma continuano a governare l'economia e l'esercito. Puoi dire ciò che vuoi, purché non dici ciò che vuoi. La commissione può indagare liberamente sui crimini, ma non può punire i criminali. Quindi lo vedi? Che non sono né irresponsabile, né impulsiva, né pazza. Facciamo un patto. Tu vuoi che io liberi quest'uomo incolume? Io invece voglio. Sai cosa voglio? Quando ho sentito la sua voce ieri notte, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata quella a cui ho pensato in tutti questi anni quando mi dicevi che avevi uno sguardo astratto, vago. È così che lo chiamavi, no? Vuoi sapere a cosa pensavo? Rifare a loro tutto, punto per punto, minuto per minuto, strumento per strumento, quello che loro hanno fatto a me. Soprattutto a lui, a quel dottore. Gli altri erano talmente volgari che. Ma lui no. Lui ascoltava Schubert, discuteva di scienza. Mi ha parlato perfino di Nietzsche una volta. Mi facevo orrore. Quello che provavo mi faceva. Ma era l'unico modo che avevo per riuscire ad addormentarmi. Era l'unico modo che avevo per riuscire ad accompagnarti a un ricevimento. Anche se spesso mi chiedevo chissà se tra tutta quella gente non c'è uno di quelli che. Magari proprio lui, no, ma uno di loro potrebbe essere, no? Così per non impazzire del tutto, per riuscire a mantenere quel sorriso Latavelli che tu dici sempre che devo avere. Mi immaginavo di infilare le loro teste in un secchio pieno della loro merda. O di fargli assaggiare le scariche elettriche. Questo pensavo. E quando facevamo l'amore e sentivo che stavo per avere un orgasmo, fingevo. Fingevo affinché tu non capissi a cosa pensassi e non credessi di non essere in grado di. Allora, quando ho sentito la sua voce ieri notte, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata quella di stuprarlo, di farlo inculare. Questo pensavo. Volevo che capisse per una volta cosa significa. E siccome non potevo farlo io, ho pensato che potessi farlo tu. Ma poi mi sono detta che per te sarebbe stato impossibile. In fondo per farlo ci vuole un minimo di coinvolgimento. Allora sai cosa ho pensato? A una scopa. Sì, a una scopa, Gerardo, al manico di una scopa. Ma sarebbe un atto troppo fisico, non mi soddisfa. Allora sai cosa ho pensato? Cos'è che voglio veramente? Voglio che confessi. Voglio che si sieda davanti a quel registratore e che dica tutto quello che ha fatto. Non solo a me, anche agli altri. Poi voglio che ricopi a mano la confessione e che la firmi. Ma così che io possa averne una copia, con nomi, circostanze e tutti i particolari. Questo voglio.